Buongiorno e ben ritrovati con questo nuovo approfondimento di Radio Veneto Agricoltura. Ricordiamo che nei giorni 11, 12 e 13 settembre prossimo si terrà in contemporanea a Longarone Fiere e anche in Cansiglio la seconda edizione del Festival delle Foreste. In questi giorni Radio Veneto Agricoltura sta dedicando una serie di approfondimenti ai diversi temi, che sono tanti, che verranno affrontati nel corso della 3 giorni, dei tanti eventi in programma, in calendario, appunto, in questi 3 giorni di Festival delle Foreste. Ricordiamo ancora 11, 12 e 13 settembre prossimo. Domenica 13 a Longarone è in programma la fase finale conclusiva del premio Jean Genot, l'uomo che piantava gli alberi. Ed è proprio questo l'argomento dell'approfondimento di questa mattina di Radio Veneto Agricoltura, e siamo in collegamento con il collega Stefano Barbieri di Veneto Agricoltura, al quale chiediamo immediatamente, grazie Stefano per essere qui con noi oggi, chiediamo immediatamente qual è la filosofia di questo premio. Ciao Renzo e saluti a tutti quanti quelli che ci ascoltano. Beh, la filosofia è quella proprio di dare risalto attraverso il premio, che è un premio più che altro simbolico, ma dare risalto e quindi supportare un movimento che cerca di dare forza alla riforestazione. In particolare del territorio della pianura, un territorio che negli anni, nei secoli passati vedeva una presenza dell'albero, dei boschi, dei boschetti, delle siepi molto significativa. Purtroppo tutto il processo di industrializzazione, di urbanizzazione, di intensificazione delle produzioni ha fatto perdere molto di questi segni del paesaggio agrario veneto. Sì, ascolta Stefano, entriamo più in dettaglio sul premio Jean Genot. Innanzitutto, chi ha partecipato alla selezione? E poi, appunto, so che ci sono 4 diverse categorie, magari se ci spieghi un po' questa cosa. Sì, il premio, beh, intanto abbiamo proprio chiuso le iscrizioni da poco. Anche quest'anno, come l'anno scorso, questa è la seconda edizione, abbiamo quasi 40 partecipanti, 40 candidature di diverso tenore. Noi quest'anno li abbiamo caratterizzati anche in 4 categorie, cioè c'è una sezione, il premio verrà dato in 4 categorie, una l'imprenditore, l'agricoltore, il proprietario terriero, l'altro il tecnico, il progettista, l'altro l'operatore del volontariato, delle associazioni, e infine l'amministratore pubblico, perché in molti casi il ruolo delle amministrazioni, dei sindaci, degli assessori è proprio nel favorire queste azioni. Sì, Stefano, in cosa consistono i 4 premi che verranno quindi assegnati? I 4 premi sono sempre 250, ad ogni vincitore verrà assegnato 250 piante prodotte dal nostro vivaio del centro di Montecchio Precalcino. Saranno piante tipiche proprio della nostra produzione, che sono tutte piante autoctone, alberi o arbusti. La tipologia, le varie specie saranno scelte anche dai vincitori a seconda delle loro necessità, perché proprio l'obiettivo del premio è dare un contributo per ulteriormente espandere ciò che il vincitore ha fatto fino adesso nella sua attività, perché noi premiamo delle persone che hanno piantato gli alberi, come dice il premio, e quindi che si sono contraddistinti nelle 4 diverse tipologie di operatori, cioè quindi agricoltore, tecnico, volontario o amministratore pubblico, nella realizzazione di impianti arborei, in particolare in pianura, ma non solo, insomma, di diverso tipo, sia di natura produttiva che di natura naturalistica.
E il premio li stimola a andare avanti ulteriormente. Sì, Stefano, ricordiamo anche, e magari ce lo ricordi te, che questo premio si inserisce in un progetto, in una, come dire, in un progetto ben più ampio che punta a rinverdire un po' il Veneto e quindi sia attraverso la messa a dimora appunto di alberi, arbusti, ricordiamo il progetto, ridiamo un sorriso alla pianura padana, ma ricordiamo anche la carta di San Drigo, se magari ci vuoi ricordare queste due cose. Esatto, il premio nasce proprio all'interno di questo movimento e nasce in particolare 3-4 anni fa, quando nel comune di San Drigo, per questo si chiamiamo Carta di San Drigo, abbiamo fatto gli stati generali dei boschi di pianura, quindi un grande evento in cui, a cui hanno partecipato appunto tutti questi, come si dice oggi, stakeholder, cioè soggetti diversi, interessati tutti all'obiettivo di riforestare la pianura padana. E in quell'occasione è stato siglato questa carta, questo impegno, e i sottoscrittori si impegnano a lavorare affinché nei prossimi 10 anni si decuplichi la superficie di boschi di pianura. Come nelle passati 10 anni si era passati da 50 a 500 ettari, oggi il nostro obiettivo è una nuova decuplazione, quindi da 500 a 5.000 ettari di boschi, nuovi boschi di pianura. A contribuire a questo obiettivo c'è anche il progetto Ridiamo un sorriso alla pianura padana, che attraverso Regione Veneto e Veneto Agricoltura offre ai comuni, a tutti i comuni del Veneto, la possibilità di dare ai propri cittadini le piante per fare questa, proprio questa attività. Bene, quindi ricordiamo. Possiamo quindi dire che il premio Jean Genot è proprio la ciliegina sopra la torta di questo grande progetto che punta ad un Veneto sempre più verde e ricco di boschi. Stefano, abbiamo concluso il nostro tempo a disposizione, ma ricordiamo un'ultima cosa, che è prevista anche una diretta Facebook domenica mattina alle ore 11, proprio in occasione della consegna dei premi. Esatto, il momento clou di questo premio è domenica alle 11 in fiera a Longarone, ma chi non potrà essere presente fisicamente lì potrà seguirlo sulla nostra pagina Facebook di Veneto Agricoltura. Bene, Stefano, grazie. Ringraziamo il dottor Stefano Barbieri, collega di Veneto Agricoltura, che ci ha spiegato un po' la filosofia del premio Jean Genot, ma in particolare ci ha permesso di ricordare ancora che nei giorni 11, 12 e 13 settembre si terrà in contemporanea a Longarone Fiere e in Cansiglio la seconda edizione del Festival delle Foreste, una importante kermesse dedicata proprio alla filiera delle foreste, non solo venete. Un saluto a tutti e alla prossima occasione.